Live Social. Buonasera amici di Live Social e bentornati nel salotto di Radio Veronica One, dove siamo sempre pronti a tenervi compagnia raccontando le storie dei nostri ospiti attraverso le loro passioni e le loro professioni. Questa sera ci è venuto a trovare Franco Cagnatti di Arca Studio SRL e parleremo di 8 Game Over, il suo gioco da tavolo. Innanzitutto, ciao Franco, tutto bene? Ciao, tutto bene. Allora, Franco, raccontami un po', innanzitutto, in che modo ti sei avvicinato a questo mondo, quindi alla progettazione di un gioco da tavolo e, non so, insomma, quello che c'è dietro. Raccontami un po' di retroscena della tua vita. Allora, io faccio il direttore creativo okay. in questa agenzia che si chiama Arca Studio. In realtà l'ho fondata negli anni Ottanta. Facevo altro prima, okay. facevo un lavoro che non c'entrava assolutamente niente, non c'entrava nulla, e facevo un lavoro che sostanzialmente mi angosciava. Ok, e non va bene. No, assolutamente, bisogna fare il lavoro che uno desidera nella vita, questo è un augurio che faccio a tutti. Certo. A 25 anni desideravo vivere disegnando, era la mia passione. E quindi andavo in giro per agenzie di pubblicità a cercare lavoro. Ok. Negli anni Ottanta avere 25 anni e cercare lavoro nelle agenzie significava ricevere delle porte in faccia perché eri vecchio. Ti prendevano solo se avevi meno di 18 anni. Ok. E quindi non avevo alternative, ho fondato la mia agenzia. Hai fatto ben solo bene. e quindi mi sono licenziato da un lavoro che odiavo e ho cominciato a fare il lavoro della mia passione nella vita. Ecco. Disegnavo dal mattino alla sera, quindi Fantastico. Ero felice, sono passato da una vita non triste perché poi avevo amici, avevo certo. una vita fuori dal mondo del lavoro. Diciamo da una vita che non era come la volevi no. in tutto e per tutto. Esatto, e ho cominciato a vivere tutto il giorno disegnando e dipingendo e colorando. Ecco, e come è nato quindi 8 Game Over? 8 è paradossale, ma io lavoro in un gruppo di creativi e noi passiamo tutto il tempo a fornire idee per i nostri clienti, idee creative, per i loro business, per fare in modo che le loro aziende crescano, si sviluppino e portino certo. risultati. Quindi dal mattino alla sera siamo martellati da tutte le richieste che arrivano da questi clienti. Il lockdown okay. ha chiuso i rubinetti un po' a tutti in Italia, soprattutto nella primavera del 2020, e così anche i nostri clienti si sono quasi tutti fermati, ci siamo ritrovati non proprio senza lavoro, ma con un calo importante, certo, direi sì. decisamente importante. Quindi con un sacco di idee e nessuno qui darle? No, nessuno qui darle, proprio così. E quindi facevamo le riunioni su Zoom perché non potevamo stare tutti certo. assieme in azienda, ognuno è finito a casa sua un po' rinchiuso. E nel tempo di queste riunioni chiacchieravamo della possibilità di fare per la prima volta qualche cosa per la nostra azienda invece di fare qualche cosa per le aziende dei nostri clienti. Certo. Siamo dei creativi, ci siamo detti, mettiamoci alla prova. Fantastico. E vediamo se siamo davvero capaci di fare qualche cosa per noi. Ecco, raccontami a grandi linee come funziona questo 8 Game Over, non so, regole, giocatori, l'età. 8 Game Over innanzitutto nasce proprio dal fatto che non avendo null'altro da fare ci siamo messi a creare, avevamo del tempo libero. Io ho cominciato a sfogliare i miei appunti, i miei taccuini su cui pasticcio la sera prima di dormire. Io invece di leggere disegno prima di dormire, giusto. Ognuno ha le sue abitudini. E così ho trovato dei disegni di 7-8 anni fa in cui c'erano queste piastrelle con aggancio perpetuo che avevo fatto per della ceramica. L'ho guardato con occhi nuovi o forse senza gli occhiali, può darsi, ci ho visto un gioco da tavolo. Bello. L'ho portato poi, ho dedicato a questa visione, a questa intuizione del tempo, l'ho portato in azienda quando siamo tornati tutti con la possibilità di certo. lavorare di nuovo insieme. Abbiamo iniziato a giocarci, abbiamo visto che era carino. I miei collaboratori si sono entusiasmati, l'abbiamo perfezionato, l'abbiamo sviluppato e soprattutto
ci abbiamo giocato tantissimo. Ok, quindi proprio testato. Per la verità più di 250 partite. Oh. Ed è incredibile, nessuno dei miei collaboratori si è lamentato chiedendomi insistentemente di lavorare invece che giocare. Sono stati tutti disponibili. Pensa, vedi, sì. Come quando bisogna sperimentare i nuovi prodotti, come altro sono tutti disponibili, fantastico. Ecco, così. È destinato a tutti come tipo, sì, di età? Sì, sono contento di aver avuto questa intuizione che non so onestamente da dove mi è arrivata. Nella vita i creativi in particolare pensano di avere le idee, ma io sono più convinto che sono le idee che trovano noi. Certo, quindi, sì. Questa idea di otto, mi sento di dire questo, mi è arrivata, non è neanche mia dal punto di vista della sensazione che ho. Perché quando abbiamo cominciato a svilupparlo, lui funzionava per i fatti suoi. Okay, le regole le ha dettate propria. Lui, fantastico. Le ha dettate lui, sono semplici. Okay. È un gioco talmente semplice che si impara in 10 minuti. Okay. Quindi una famiglia ci può giocare. Perfetto. Se tu non l'hai mai visto e ci giochi per la prima volta, ci giochi subito. Ok. E sembra quasi un gioco... Io lo trovo importantissimo. Quando a me in compagnia iniziano a dire facciamo un gioco di società, inizia il panico di dire oddio, non lo conosco, non lo so, non capirò niente, non lo voglio fare. No. Proprio quei meme in cui tu guardi terrorizzato. Oppure ci vogliono giorni per capire come funziona il gioco. Certo. No, in questo caso è semplicissimo. Però la cosa bella che noi abbiamo scoperto facendo i playtest è che era sì semplicissimo, ma più ci giocavi e più comprendevi le dinamiche tattiche e strategiche che stanno sotto il gioco, perché è su base grafico-matematica. Okay. Il gioco, e piano piano puoi fare strategia, all'inizio non ci riesci. Okay. No? Per cui prendi il giocatore, dimestichezza, e poi capisci come muoverti. Il giocatore che non sa nulla di questo gioco ci gioca subito, no? Mm-hmm. Dalla prima partita e si diverte, questo è quello che conta. Okay. Credo che sia lo scopo dei giochi. Ah beh, assolutamente. Mm. Sì, sì. E poi il giocatore invece è proprio quello più incallito, che vuole sfidarsi sempre di più, scopre che questo gioco ha una profondità che non ha limite. Ok, quindi grafica matematica. Sì. Perfetto. E anche lì possono giocarci bambini, adolescenti? Noi l'abbiamo classificato da 8 okay. a 88 anni. Fantastico, perché mi piace 8-88, sì. Ci sa. Perché no, non per limitare, perché no, certo, si può andare anche oltre, però certo. Ci piaceva il gioco. Sì, poi dipende appunto dalle capacità di ognuno, sì, di noi, sì, quindi sì. È fantastico. Franco, dove possiamo trovarlo questo gioco quindi? A partire da aprile si potrà acquistare sul nostro store di ottogameover.com. Ok. ottogameover.com mi hai, sì, detto. Perfetto, io intanto do anche i contatti di Arca Studio SRL, così per tutti gli interessati all'ascolto, anche per chi ha bisogno di qualche idea, giusto, visto che abbiamo parlato anche di questo. Ti troviamo via telefono allo 011 385 8484, lungo Dora Colletta 131 a Torino, è dove ti trovi fisicamente. Il sito è arcastudio.it, su Facebook Arca Studio. Per qualunque informazione potete scrivere a 8@arcastudio.it. Ho detto tutto giusto? Sì, perfetto. Franco, io ti ringrazio di essere stato in nostra compagnia questa sera, è stato veramente un piacere chiacchierare con te. Grazie a te per l'invito. E mi raccomando, rimanete con noi, Live Social torna tra poco su Radio Veronica One. Live Social.